L'esecuzione in diretta che sconvolge il mondo, è scritto qua, vedete, Corriere della Sera, prima pagina. Prima pagina. Giovedì 27 agosto 2015, l'esecuzione in diretta che sconvolge il mondo. Poi dentro c'è un grosso commento di Aldo Grasso, che è il commentatore mass mediatico del Corriere della Sera. Io non ne volevo parlare, capito? Però su questo mio smartphone mi è arrivato non tanto tempo fa un messaggino dall'amico Max Alex, il cui nickname è stampatello Platon72, Platon72. Mi ha detto che c'è un video su YouTube con l'esecuzione in diretta, l'esecuzione in diretta. E si vede che era fortemente impressionato Platoon 72, l'amico Max Alex. Allora io ho detto, ma riprendiamo in mano un po' qua il giornale con questa esecuzione in diretta che sconvolge il mondo, capito? Sì, perché di questa esecuzione in diretta e se ne stanno occupando pure i migranti, se ne stanno occupando pure quelli dell'ISIS, se ne stanno occupando in Cina, i lavoratori cinesi, se ne stanno occupando dove a Damasco, se ne stanno occupando nell'Africa equatoriale, capito? L'esecuzione in diretta TV che sconvolge il mondo. Allora, ma se abbiamo visto in TV, le abbiamo già viste queste cose, abbiamo visto in diretta l'attacco alle Torri Gemelle, no? Non vediamo in diretta pure le esecuzioni dell'ISIS? Qualche giorno fa c'è stata l'esecuzione del custode del sito di Palmira. Gli hanno tagliato la testa, un uomo di 82 anni, gli hanno tagliato la testa, poi l'hanno, non so, l'hanno a crocifisso, non so che cosa. Ma perché? Caro critico letterario Aldo Grasso, di cui all'interno di questo quotidiano c'è stato un tuo commento dove parli della morte in diretta, la morte in diretta, ma perché non ci fate vedere, perché non ci parlate della morte in diretta di quelli che fanno dei malati terminali, che fanno la chemioterapia, la radioterapia? Fateci vedere quella porta in diretta là, non questa. E questi qua sono morti, hanno ricevuto un colpo di pistola e sono morti subito. Loro hanno conosciuto la morte, non hanno mica conosciuto il morire. Sapete che vi faccio la differenza, vero, tra morte e morire? Fateci della morte, parlateci di come avviene la morte nei reparti dove ci sono i malati terminali. Capito? Platon 72? Capito? Platon 72, Max Alex? Quello sì che, oltre a morte, è immorire. E qua, se vediamo in continuazione questi spettacoli, ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Non lo vedo mica il problema. Con rispetto parlando, questi hanno ricevuto un colpo di pistola e sono morti subito. Dov'è il problema? Moriremo tutti, e magari moriremo pure tra atroci tormenti, però nessuno in TV, sui quotidiani, parlerà mai degli atroci tormenti che ci accompagneranno per mesi, prima di morire. Va bene, cari amici, eh? A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.